quando persino Sandro Sabatini si mette lì a criticare l'operato della Juventus, ma in particolar modo di Max Allegri, beh, lì capisci che la situazione è irrimediabilmente compromessa. E capisci che evidentemente tutti si stanno cominciando a rendere conto che la situazione di Allegri è davvero pericolosa e che la gestione di Allegri di questa Juventus è davvero ignobile, perché è questo il termine da utilizzare. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha detto Sandro Sabatini nella puntata proprio di qualche ora fa di Pressing, lì dove anche lui finalmente mi verrebbe da dire, dopo mesi e mesi di cercare in qualche modo di non tutelare, però comunque dire la sua in maniera abbastanza protettiva su quello che è l'operato di Max Allegri, oggi anche lui è venuto fuori con delle dichiarazioni molto molto forti. Scopriamo nel dettaglio, come sempre vi ricordo, è qui su FCM News Sport, sarete sempre e costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita, quindi se vi va iscrivetevi. Andiamo alla notizia, perché? Perché la critica che si fa in questo momento a Max Allegri da parte di tutti è: non ha più lo spogliatoio in mano, non sta gestendo più, gioca male, troppo difensivo, provinciale, tutto quello che volete. Sabatini va un po' più in profondità e va a toccare un tema secondo me molto interessante, perché addirittura Sabatini dà ad Allegri dice: ha fatto un errore di presunzione imperdonabile. Qual è questo errore di presunzione imperdonabile? Beh, fa riferimento più che altro alla differenza tra il girone di andata e il girone di ritorno, dove evidentemente nel girone di andata i giocatori della Juventus hanno overperformato, contrariamente a quello che è successo nel girone di ritorno, dove stanno veramente facendo molta molta fatica. E ancora una volta si vanno a toccare i giocatori in questione, che evidentemente è giusto dare le componenti giuste, cioè non è tutta colpa dell'allenatore, non è soltanto colpa della dirigenza, non è soltanto colpa dei giocatori, cioè bisogna suddividere molto bene le situazioni. Giocatori nel girone di andata hanno fatto un super campionato e Sabatini fa l'esempio di McKennie. McKennie nella prima parte di stagione sembrava Toni Kroos, e quindi sembrava un giocatore di un'altra categoria, Weston McKennie, che l'anno scorso veniva mandato a Leeds nella speranza di poterlo riscattare in caso di mancata retrocessione, ed invece è tornato. E Locatelli, diciamo che Locatelli sembrava forte, e invece quest'anno, in questa seconda parte stagione, sta facendo i disastri. Ecco, mancava qualità. Mancava qualità. A questa squadra, soprattutto a centrocampo, mancava qualità. E doveva essere più consapevole di questo aspetto. Dice Sabatini, qualcuno può pensare: perché non ci ha pensato inizio anno? Perché ricordiamoci, inizio anno c'erano Fagioli e Pogba. Fagioli e Pogba in questo centrocampo con Fagioli, Pogba e Rabiot è una roba. Centrocampo con Locatelli, McKennie e Rabiot è un'altra. E su questo sono perfettamente d'accordo, perché io continuo a dire che Fagioli, ma soprattutto un Pogba anche soltanto al 50%, questa squadra te la svolta. Io l'ho sempre pensata così. Sappiamo com'è andata con Pogba, e quindi a gennaio dovevi intervenire. Non c'è qualità. Se tu a gennaio non pretendi nulla, queste sono le parole di Sabatini, se non pretendi nulla, richiedi semplicemente l'intervento di Alcaraz, ed è chiaro che Alcaraz mi è sembrato quasi il contentino della serie, è l'unico che arriva in prestito, va bene, prendiamocelo. E lui dice soprattutto: va bene così, perché ricordiamoci cosa diceva Max Allegri. Non voleva interventi di mercato importanti perché doveva andare a toccare, potevano andare a toccare un equilibrio che lui non voleva toccare. Lui non voleva toccare la squadra perché aveva trovato il suo equilibrio. La Juventus vinceva, anche soltanto di corto muso, ma aveva il suo equilibrio, aveva la sua forma. Quindi toccare troppe componenti poteva voler dire andare a intaccare gli equilibri di uno spogliatoio che stava andando bene. Quindi non chiede nulla alla società. Il non chiedere nulla, secondo Sandro Sabatini, è proprio un errore di presunzione imperdonabile. E ripeto ancora una volta, se Sabatini arriva a criticare Allegri, vuol dire che evidentemente anche l'enorme castello di sabbia che si era creato attorno a sé, Massimo Allegri, sta a poco crollando. Perché Sabatini dice: un allenatore esperto come Allegri. E ricordiamoci che Allegri è arrivato alla Juventus da allenatore manager. Questo aspetto ricordiamocelo sempre, perché oggi ce lo raccontano un po' meno, ce lo raccontano in maniera molto più soft. Ma all'inizio della stagione, all'inizio del suo percorso, ormai 3 anni fa, quando si è seduto sulla panchina della Juventus di nuovo,
era stato detto, è tornato alla Juventus perché per amore, ma anche perché gli è stato proposto un contratto da allenatore quasi manager, con possibilità di scegliere il giocatore. Non a caso, ordina di trattare Lukaku e Berardi, ordina di prendere Di Maria, Pogba e Paredes, tutti i nomi suoi, se ci pensate. Chiede l'intervento di Vlahovic a metà anno perché si rende conto che manca una vera e propria punta. Cioè, lui è un allenatore che oggi non fa solo allenatore. E infatti, quando sentiamo tutti i discorsi sui suoi obiettivi, non si parla di campo, ma si parla di abbassare il monte ingaggi, abbassare l'età media, quindi fa anche il manager. E se fa il manager, poi la squadra è questa, c'è un problema. Soprattutto Sabatini fa un altro discorso, dice: lui da allenatore esperto dovrebbe sapere che la Juventus poteva fare una stagione di alti e bassi. Nel senso che fa l'esempio Sabatini del Frosinone, dice: non voglio paragonare il Frosinone alla Juventus. Ma guarda il Frosinone il giorno di andata, guarda il Frosinone il giorno di ritorno. Può capitare quando una squadra non è troppo solida di avere una prima parte di stagione ottima e la seconda molto calante, o viceversa. Alla Juventus è capitata una cosa molto simile al Frosinone, con tutti i dovuti paragoni, però è capitata una cosa del genere. Lì Zazzaro non interviene e dice: ma che? Non puoi dire queste cose perché non potevano spendere un euro. Non potevano spendere un euro? No, perché comunque tu stai pagando Alcaraz, stai pagando l'ingaggio, ma soprattutto il prestito di Alcaraz, che meno gioca più lo paghi. Quindi non è vero che non avevi un euro, potevi comunque intervenire sul mercato, potevi prendere qualcosa da qui a giugno, quindi non ti serviva sicuramente un fenomeno, ma qualcuno che potesse dare un minimo di qualità a questa squadra a centrocampo. E lì altra portata di Sabatini, che lo vediamo in una veste molto diversa rispetto al passato. Lì dove dice: allora, se non avevano un euro da spendere, allora giunto li mandano in ferie. Prendilo l'anno prossimo, fagli stare un anno, lo fai stare un anno in vacanza, in fanciulle, perché non ha senso prendere giuntoli e pagare giuntoli se poi tu non hai soldi per fare un acquisto a gennaio. Cosa che poi abbiamo visto non essere vera. E non essere vera perché ha preso Alcaraz. Ok, che era in prestito, ma stai pagando il suo prestito. Allora poteva avere senso prendere un giocatore un po' più grande e pagare il suo cartellino, pur di sistemare una situazione del genere. Perché tu Alcaraz l'hai preso perché? Perché anche se non gioca, sai che comunque Allegri ti può dire: ma è giovane, deve entrare nei meccanismi, meglio far giocare il Locatelli di turno piuttosto che l'Alcaraz o piuttosto che McKennie, perché hai più solidità, è uno che conosce l'ambiente. Ripeto, quando è anche Sabatini a criticare l'operato di Allegri vuol dire che le cose stanno cambiando. E dopo questa ennesima figuraccia, quella di Lazio Juve, 1-0, non tanto nella sconfitta quanto nell'atteggiamento prima e dopo la gara. L'atteggiamento in campo con una Juventus veramente con un atteggiamento provinciale, con giocatori che ridono a fine partita, con Allegri che ride a fine partita ai microfoni, con una Juventus che sprofonda, con un Bologna che è lì dietro di te, che è pronta a superarti, beh, la situazione è grave. Stasera la Juventus giocherà in casa contro la Lazio. Vedremo se ci sarà stato un cambiamento. La Juventus necessita di un forte cambiamento. Vedremo se avverrà stasera contro la Lazio.